Ciao ragazzi, bentornati sul canale del coach. Beh, sembra che tu sia interessato a come ci si può iniziare prima di allenarsi. Bene, sei già a un buon punto quando ci si fa una domanda specialmente di questo genere. Oggi, brevemente, sempre per la storia che tu stai andando di fretta, ma giuro che qualche volta sarò bello lungo. Comunque, brevemente, oggi vediamo come iniziare un buon allenamento, quindi come preparare articolazioni e muscoli prima di iniziare ad allenarci. Quindi, per te che vai di fretta, iniziamo subito, ciao! Benissimo. Come dici, a che cosa serve questa palla con i manici? Da 7 kg per giunta? Allora, se proprio sei interessato a vedere un allenamento completo su come ci si può allenare con un attrezzo così piccolo ed avere una grande efficacia, scrivi nei commenti e il coach ti tirerà fuori un buon allenamento. Quindi ragazzi, per iniziare oggi con Cristina e Giusy, ti faccio vedere dei tre esercizi per allenare in total body e preparare quindi il tuo corpo, i tuoi muscoli, le tue articolazioni ad affrontare un buon allenamento, che poi può essere anche subito dopo un programma di forza, così come un workout metabolico. Insomma, prepararsi, riscaldarsi nel modo più efficace, efficiente e sicuro possibile. Premessa: prima di iniziare, ragazzi, è importantissimo preparare anche le articolazioni. Se sei interessato anche a questo genere di preparazione, cosa che ti consiglio di fare, sotto nei vari link ci sono diversi tutorial su come accompagnarti a fare questo. Quindi, se guardi bene, in questi esercizi ci sono le tre parti fondamentali, quindi c'è la parte superiore del corpo, la parte centrale, quindi la parte del core, e anche la parte delle gambe. In questo caso ho utilizzato questi tre esercizi proprio per andare a stimolare non solo le grandi fasce muscolari, quindi spalle, braccia, petto, ma sono andato anche a intervenire un po' sulla frequenza cardiaca, quindi cercare di sollevare, di alzare la frequenza cardiaca. È chiaro che questi tre esercizi non sono proprio semplicissimi da eseguire, ma ci sono gli step. Le mie allieve stesse che stai vedendo hanno fatto degli step precedenti, delle transizioni, proprio per andare ad imparare e a migliorare. Fidatevi, si sono conquistati ogni centimetro del loro corpo. Da qui, ragazzi, non posso che dirvi di riscaldarvi bene, prepararvi bene. Non cercate di andare di fretta, anzi, una cosa che vi consiglio: cercate di dedicarvi molto di più sulla parte del riscaldamento piuttosto che magari fare un cattivo allenamento e quindi creare infortunio e non avere nemmeno il risultato. Che cosa ne pensi di questi tre esercizi? Cosa ne pensi del riscaldamento in generale? Che ne pensi se mi scrivi qualche commento sotto e proviamo a capirci un po' insieme? Io come sempre ti dico grazie di aver guardato questo video e di essere passato sul canale del coach. Se proprio vuoi esagerare che ti piace il coach, lascia un bel mi piace. Io ti dico di allenarti bene e ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!